siano 5 under che per forza devono giocare in prima squadra, secondo me questa è una cosa importantissima. Avere un serbatoio in un settore giovanile di ragazzi all'altezza è importante, soprattutto in funzione della prima squadra. Anche perché il mio obiettivo, come penso quello della società, sia quello soprattutto di far crescere questi ragazzi in funzione soprattutto della prima squadra. Poi se si vince anche quello. Poi se si vince anche quello. Okay. Però almeno io penso di fare qualcosa di buono se si inizia a ragionare in questo modo. È normale che poi ogni allenatore, ogni società, qualsiasi persona che lavora nel mondo del calcio, il risultato è una cosa fondamentale. Quindi cercheremo in tutti i modi di onorare questa maglia, perché questa è una maglia gloriosa. Poi lo dirò anche ai miei ragazzi nel momento in cui andrò a fare a parlare con loro, perché con tutto il rispetto per i loro precedenti calcistici, però saranno ragazzi importanti non solo dal punto di vista del risultato, ma da altri punti di vista. Quindi devono capire perfettamente in quale realtà si trovano. E poi man mano io sono sicuro che già con parecchi ho parlato, sono ragazzi molto educati, molto a modo, e quindi sicuramente non avremo problemi a proseguire. Niente, io comunque ringrazio di nuovo tutti, il Presidente e anche la persona, e spero di quest'anno di fare qualcosa con i ragazzi di importanza. Certo. Grazie. Che lavorano nell'ombra, loro hanno organizzato due stage, uno il 4 luglio, ci vuole l'altro dopo un paio di settimane. Qua abbiamo visto la presenza tra uno e l'altro di quasi 200 ragazzi visionati per Casarano diventa un po' un punto di attrazione, un po' l'attrazione calcistica non indifferente, se si pensa che c'erano 40 gradi quel pomeriggio, le famiglie hanno accompagnato volentieri i ragazzi, siamo i tecnici. Ma i ragazzi praticamente selezionati non erano ragazzi così. C'è stato un po' di un lavoro, certo, durato un anno di osservatorio. Praticamente si riesce a coprire tutto la zona. C'erano anche società, no? Vincenzo di Bari, Monopoli, sì. Di Polignano, hanno portato i loro ragazzi qua. A parità di qualità preferiamo prendere un ragazzo vicino, del territorio, ragazzo, vicino a noi. Deve saltare questo rapporto con la Diavoli Rossità anche. Sì, Diavoli Rossità, un po' di società qua, sono i ragazzi che oggi si stanno trasferendo, come diceva prima Giuseppe, come il primo giorno di scuola con i genitori, si stanno trasferendo su Casarano, rimarranno qua, andranno a scuola qui, avranno un tutor ciascuno che li seguirà in quanto sono minorenni. Andate bene a scuola. Anche perché ti ho detto, Presidente, che al primo trimestre se non c'è una sufficienza torno a casa. Quindi queste sono le regole di questa società, che l'ho già spiegato prima. Scuola prima di tutto. Quando è aperto la campagna lavorativa? Oggi, pomeriggio. Sta contando le settore giovanili, io sempre domande. È finito, adesso domande, rispondo. Presenta una nuova maglietta, questo è nuovo. Sì, consentitemi di chiudere con un ringraziamento. Con un ringraziamento a tutti i dirigenti, non voglio nominarli per non dimenticare qualcuno, però a tutti i dirigenti che fanno, come diceva Giuseppe, quel lavoro oscuro. Cioè sono dei dirigenti che sono andati a vedere ragazzi in tutta la Puglia, anche fuori dalla Puglia. Sono quei dirigenti che mettono a punto tutti i documenti perché questi ragazzi possono stare. Sono dei dirigenti che fanno da tutor ai ragazzi. Quindi veramente una macchina organizzativa importante che se non è perfettamente oleata ovviamente poi si incerca. Beh, questo abbiamo dimostrato e questi sono loro che hanno dimostrato invece che tutto funziona, tutto va bene. Adesso aspettiamo il lavoro di questi ragazzi e perché no anche migliori risultati. Grazie.